Mattarella è quella di non dare l'incarico a nessuno dei due leader, ma di cercare una figura di spicco all'interno del Parlamento, che è un po' come cercare di far fare una pizza margherita a Cracco, diciamo la stessa cosa. Anche perché, tra l'altro, non so se lo sai, ma tutti gli analisti politici, secondo tutti gli analisti politici, il primo giro di consultazioni sarà del tutto irrilevante. Quindi Mattarella potrebbe tranquillamente dare il preincarico a Bersani, no? Cosa dici? E poi con 5 Stelle... Poi scusa, adesso io non so, però con i 5 Stelle non si può parlare. Qualunque cosa gli chiedi ti rispondono, purché il premier sia Di Maio. Ieri ho incontrato Toninelli e gli ho detto: mi puoi pagare tu le mie tasse? Mi ha risposto: certo, purché il premier sia Di Maio. Scusa, è vero. Cioè, stamattina ero in ascensore con Vito Crimi, gli ho chiesto, senti, ti va se mia suocera viene in vacanza con te quest'estate? Mi ha risposto: certo, purché il premier sia Di Maio. Vabbè, allora sbrighiamoci a fare premier Di Maio. Approfittiamone. Perché Di Maio è sicuro, il premier sarà lui o nessuno, che è poi la stessa cosa. Diciamo, è la stupenda, sì. Si è proprio fissato, no, ma si è fissato con questa cosa di fare il premier. Lui sta proprio aprendo a tutti, a destra, a sinistra, al centro. Io l'ho visto ieri, Di Maio, che lasciava sul parabrezza delle auto dei bigliettini con su scritto: vuoi governare con me? Telefonami a, e gli dava il numero di cellulare. Una roba pazzesca.